Nettuno ci chiamò a raccolta per dare un nuovo ordine a questa epoca. Le terre emerse dovevano essere invase e le genti travolte da una pioggia purificatrice. Lo scopo? Dare inizio alla costruzione di una nuova città su cui splendesse per sempre il sole dei mari. Ascoltate, vi state sacrificando per la costruzione del mio impero. È la mia missione di generale degli abissi. Ora preparati a morire. È la mia missione di generale degli abissi. Ora preparati a morire. Il mio preciso compito è quello di vincere. Sono l'uomo più forte e soprattutto più affascinante del mondo. Fight! La mia musica è capace di render vana qualsiasi difesa. Non è così facile mettere a tacere il flauto di Sir. Non è facile mettere a tacere il flauto. Sei un villain. È la tua fine. Segnale, signore. Veramente che esiste una simmetria perfetta nella divisione del corpo umano dopo il colpo del sangue. Bane, le mani non ti difendono. La melodia del flauto si insinua nelle tue tempie fino a paralizzarti. Come mai? Non hai più forze, a stento ti trascini. Sei un vile, non puoi ammettere la superiorità di un altro. Qualunque cosa accada, il tuo destino ormai non cambierà. Sei un vile, non puoi ammettere la superiorità di un altro. Sciocchezze! Sei un vile, non puoi ammettere la superiorità di un altro. L'unica cosa certa è la tua sconfitta. Non è così facile mettere a tacere il flauto di Siri. Non è facile l'altro mettere vuole a tacere il flauto. Ti farò a pezzi. Esiste una simmetria perfetta nella divisione del corpo umano. Ti farò a pezzi. Sei un villain. La musica è capace di render vana qualsiasi difesa. Attaccare, signore, col mio dito. Attaccare, signore. Deciderò se dovrei morire oppure no. Complimenti. Devo comunque compiacermi con te perché sei ancora vivo. Non credevo che avresti resistito così a lungo. Complimenti. Peccato, avrei voluto finirti così, subito, senza perdere tempo prezioso. Time's over. Hai rovinato il mio meraviglioso volto. Non te lo perdonerò. Ti ucciderò. Sarà l'ultimo atto. Roma, vattene da me. Roma. Una melodia di Requiem che sentirai adesso. Le mani non ti difendono. La melodia del flauto si insinua nelle tue tempie fino a paralizzarti. Il mio destino era per sempre segnato e la mia stella destinata a spegnersi. È il colpo di grazia quello che sto per infliggerti. Che Nettuno volesse proprio questo?
Chi abiterà la nuova città una volta finita la guerra? Su quale popolo il Signore del Mare potrà governare? Nettuno ama la sua gente. Non vuole che il suo popolo venga sacrificato. Non ha una volontà così oscura.